Siamo con Tatjana Rojc, senatrice PD, rappresentante della minoranza slovena in Italia, in Friuli Venezia Giulia, oggi qui a Palazzo Giustiniani la presentazione delle premiazioni del premio Bertacchi, che unisce proprio le lingue locali e la poesia. Tra le premiate c'è una poetessa proprio in lingua slovena che appartiene alla minoranza del Friuli Venezia Giulia. Esattamente, una poetessa che scrive in una parlata dialettale della provincia di Udine e che ha una storia particolare, non lei, ma tutta la sua comunità che abita le valli del Natisone, che abita le valli del Torre e che poi si estende fin su al confine austriaco e naturalmente lungo tutto l'argine del confine sloveno. Questa poetessa ha riscoperto la sua lingua dagli anni 70, quando si è cominciata a parlare non più di una lingua secondaria. Queste sono valli che hanno subito non soltanto il fascismo, passate sotto l'Italia nel 1866, ma sono state, oggetto di spopolamento voluto con delle pressioni subite molto da tutti. C'è un libro bellissimo di un monsignore che è stato vessato dalla Gladio, dei servizi segreti, gli anni bui della Slavia Veneta. Ecco, per questo il valore della poesia di Andreina Trushniak ha un valore particolare, perché è una ricerca dell'archetipo nostro intendo umano, ma è anche la conferma dell'universalità della parola, quella più intima, quella che determina il nostro essere uomini. Ecco, appunto, a partire da questi temi, insomma, tra la poesia che unisce particolare e universale, confini e libertà, ecco, purtroppo l'attualità ci porta altre notizie. Abbiamo sentito della proroga della sospensione di Schengen con il confine sloveno, una decisione che lei non ha apprezzato. No, non ho apprezzato, perché intanto non si parla senza sapere, nel senso che si parla sempre di Trieste o Gorizia, città di confine, ma in effetti quel confine, la cortina di ferro non esiste più. Noi siamo area Schengen, direi centro di un'area molto più vasta, che determinata da un confine, quello sì, Schengen, tra la Croazia, la Serbia e la Bosnia. E quindi, se si vuole arginare la linea balcanica, bisogna pensare di sostenere le polizie lungo il confine vero di Schengen, ma tutte insieme, perché quello è il vero confine dell'Europa. La rotta balcanica è una tragedia che si sta perpetrando e sono convinta che se ricerchiamo i terroristi non passano da quella parte. Da quella parte passa chi è vessato, chi scappa dalla guerra, chi scappa dalla povertà. A proposito di queste sue ultime parole, per lei è legittimo gestire queste richieste di asilo in un territorio che non sia quello italiano? No, non trovo giusto questo, non trovo neanche giusto quello che viene proposto, cioè che nei CPR si possano trattenere persone per più di 18 mesi. È uno scandalo, perché queste persone non sono terroristi, di fatto noi limitiamo la loro libertà. Stessa cosa vale per i centri in Albania. Bisogna ripensare una vera politica dell'immigrazione. Lo hanno fatto altri paesi, lo dobbiamo fare anche noi.